che garantirebbe accesso diretto alla fase finale. Terza posizione invece non dà le stesse garanzie, ricordiamo che alle finali passano i primi due dei tre gironi e le due migliori terze, anche se in questo momento la terza del girone C è meglio posizionata rispetto a quelle di A e B, dunque è un derby da vincere soprattutto per la Roma. Contro la Lazio però per il momento ha sbagliato davvero poco, 17 vittorie, 3 pareggi, appena una sconfitta in casa del Palermo nelle 21. Errante ancora Silvani, Silvani al limite, bravissimo quei calabresi senza fallo a recuperare il pallone. Allora Ferrante dall'altra parte, c'è Ferri largo, Ferrante lo serve in questo momento sulla corsa al centro anche Battaglia, Ferri con l'esterno per Ferrante, non arriva, Battaglia controlla in aria, ancora Battaglia, si salva Lazio, ma Mazzitelli, Luca Mazzitelli, Mazzitelli il vantaggio della Roma, Luca Mazzitelli al 37esimo sblocca il risultato, la percussione di Ferri, Ferrante che non arriva, Battaglia rimpallato e poi Mazzitelli a far esplodere il campo di Bartolomei, il vantaggio della Roma quando siamo al 37esimo. Roma 1, Lazio 0, Luca Mazzitelli. Grande azione con, ripetiamo, ancora protagonista Jacopo Ferri. Ferrante, ma Roma aveva avuto due occasioni negli ultimi minuti, soprattutto con il numero 7, non è riuscito a sbloccare il risultato. Adesso il gol del vantaggio firmato Luca Mazzitelli. Quello di Gioacchino Mazzolli, Catania, Damiani e Minecucci. Per quanto riguarda invece la Lazio, De Angelis, Mazzei, Di Bagno, Paterni e Liardo, come detto, appena entrati Giordano e Parmense. Calabresi dentro, Battaglia, Nanni, largo c'è Curto, Nanni prova ad andare per vie centrali, dentro per Ferrante, posizione regolare! Inizio ripresa dopo due minuti, il gol di Ferrante, due gol in due partite, Roma avanti 2-0. Al secondo della ripresa Jonathan Ferrante, grande palla di Nanni per l'inserimento di Ferrante, posizione regolare e siamo 2-0. Immediato il raddoppio giallorosso, a inizio ripresa sorpresa difesa della Lazio, il tocco dentro e il gol di Ferrante che festeggia, adesso anche ammonito Jonathan Ferrante, ma un gol importantissimo, siamo avanti 2-0, adesso Roma può gestire. Prima giornata del campionato primavera per la Lazio, aveva segnato Ruzzi due anni fa, successo 2-0 con gol di Bongura e Falasca, tre anni fa invece il pareggio, l'ultimo pareggio fra queste due squadre a Trigoria, 2-2 per la Roma, segno Caprari e Scardina. L'anno prima successo 1-0 gol di Pettinari, l'ultimo successo della Lazio invece risale alla stagione 2006-2007, addirittura 4-0 qui a Trigoria contro i classe 90, allora alleati da Petruzzi, attenzione, qui la conclusione, il gol. Parmense ha riaperto i giochi al 19esimo, dopo era stato fermato a lungo per l'espulsione di Inzaghi, adesso segue la partita fuori dalla recensione, è arrivato subito la prima azione dopo la ripresa del gioco, il gol del vantaggio della Lazio con Giordano andato a Parmense, dunque Lazio prova a riaprire il Di Piero, si è per poco, colpisce Ferrante che era già ammonito, attenzione, l'ha presa con la mano, seconda ammonizione ed espulsione per Ferrante. La prima ammonizione per l'esultanza dopo il gol e adesso qui questo fallo di mano andato sul portiere, ha colpito con il braccio anche involontariamente. Adesso un quarto d'ora da giocare in 10 contro 11. Dentro Minecucci. E punizione per la Lazio. 8 minuti al termine, Roma avanti da 1, Roma sotto di un uomo. Pollace, cross in mezzo, attenzione, Silvagni di testa. Al 33esimo il pareggio della Lazio con Silvagni, però con un uomo in meno dopo l'espulsione di Ferrante. Evidentemente sta pesando, non poteva essere altrimenti. Espulsione per doppia ammonizione, prima festeggiamenti dopo il gol, un fallo di mano andare in pressione sul portiere. Arriva in questo momento il fischio finale, non ha battuto velocemente il numero 17 bianco celeste, teme a 2-2 il derby fra Roma e Lazio, Roma avanti
al 37esimo del primo tempo con il gol di Mazzitelli. Inizio ripresa, il 2-0 firmato Ferrante, ha ammonito l'occasione perché si è tolto la maglia, poi è arrivato il 2-1 di Parmense al 19esimo, poi espulso al 25esimo Ferrante per doppia ammonizione, ha toccato la mano col braccio andando in pressing su Di Piero, e poi al 33esimo il pareggio di Silvagni, dunque 2-2. Roma che sale a quota 46 in attesa di sapere il risultato del Catania. Roma che rischia di essere scavalcata di nuovo quando mancano alla fine del campionato, della fase regolare, 3 giornate più il recupero contro il Napoli. Roma che lotterà fino alla fine per guadagnarsi un posto in fasi finali, in questo momento però anche a terza posizione visti i risultati che stanno maturando nel gruppo B e nel gruppo A. Garantirebbe l'accesso alle finali, peccato perché era avanti 2-0, poi con l'uomo in meno la Lazio è riuscita a pareggiare, portarsi sul 2-2 che è anche il risultato finale di questo derby giocato in ricordo di Mirko Ferzini. Io vi ringrazio al campo di Bartolomeo di Trigoria, grazie per averci seguito, buon proseguimento con i programmi di Roma Channel.